i 5 geociti, così vengono definiti, geociti che stanno qui in zona, cioè l'occhio li può raccogliere tutti. Per geosito si intende un posto, un sito di valenza geologica, che possono essere sorgenti, paesaggi. Allora, i travertini, qui siamo al margine settentrionale, in effetti qua diciamo terminano, per poi, terminano perché si sono formati in senso contrario a come al nostro verso di camminata. Quindi è un corpo sedimentologico, detto anche placca. È bene che si conosca il luogo in cui tutte queste cose sono state trovate. E sebbene questo fiumicello sembri una specie di rio di poca importanza, in realtà è il Volturno. Qui noi siamo sulla sponda sinistra del fiume più importante dell'Italia meridionale. Questo ponticello nelle cronache già del Settecento viene definito ponte dell'Arzina. Tutto il materiale che viene usato è travertino, che molti confondono con il tufo è un'altra cosa. Quella parte c'è l'Adriatico, quindi quello è l'est, alle mie spalle c'è l'ovest, il Tirreno, da quella parte c'è Roma, dall'altra parte camminando molto si arriva a Termoli o a Brindisi e camminando ancora si arriva a Costantinopoli. Dico questo perché sono riferimenti importanti nella utilizzazione di questo territorio in funzione di un grande asse di collegamento tra Costantinopoli e Roma. Il sud, verso Napoli e da quella parte, Benevento è un poco più a sinistra, e da quest'altra parte, camminando molto sulla dorsale appenninica, si arriva fino alla Francia. Ed è un punto di riferimento fondamentale per capire gli avvenimenti che accadono qui a San Vincenzo a Volturno. Questa trasmigrazione prenderà il nome di Primavera Sacra, diventa la leggendaria trasmigrazione dei Sanniti. I Sanniti si spostano lungo la dorsale appenninica e si fermano nel luogo più importante dell'Italia meridionale, cioè alle sorgenti del fiume Volturno di San Pietro, e fanno pace con i propri familiari. La pacificazione avviene sulla base di una contrattazione. A questi tre principi oramai monaci, tutti erano convinti fino al 79 che San Vincenzo corrispondesse all'attuale abbazia, però Richard non si convinse di questa affermazione, avendo lui studiato il Chronicon Vulturnensis e avendo appreso che qui ci dovevano stare 9 chiese e se ne conosceva una sola, non era possibile immaginare che non esistessero le altre 8. Nel 1832 qui c'era una casa colonica. Il contadino proprietario di questa casa, scavando nell'orto, finì in una buca, scoprì che questa buca era collegata a una finestra sottoterra e attraverso questa finestra entrò nella cripta di Edifano. Vide questi affreschi, avvertì l'abate di Montecassino che mandò 2 monaci qui a San Vincenzo e si scoprì che si era in presenza del più importante ciclo di affreschi del bacino mediterraneo. I saraceni arrivarono qui e ammassarono nella notte del 10 ottobre 881 tra i 500 e i 900 monaci. Invece di ammazzare i giovani per mancanza di non avendo la possibilità di farli sopravvivere, i sanniti contrattarono di ammazzare gli animali nati in quell'anno e di permettere ai giovani, nel momento in cui sarebbero diventati adulti, di trasmigrare in un luogo dove poter campare. E questa migrazione. Alla mia destra c'è un enorme ambiente con un muro centrale che manteneva delle colonne e 2 ambienti longitudinali e l'antico refettorio di San Vincenzo a Volturno. Sotto la sabbia che copre, che adesso vedete, c'è una delle più ricche collezioni di pavimentazione del IX secolo.
detto scriptorium, è il luogo all'interno del quale si scriveva, sui quali si sistemava l'amanuense che doveva trascrivere i documenti, e quei piccoli archetti in basso servivano per depositare gli attrezzi del lavoro, quindi sia la carta pecora che i colori. Da questa piccola traccia si è potuto ricostruire quello che è accaduto il 10 ottobre 881 alle 8 di mattina, dicono le cronache, e si capisce pure che l'assalto saraceno è avvenuto da quella parte, quindi dalla parte di dove sorge il sole, e c'è una logica militare perché il sole sorge basso, quindi dà fastidio a chi sta all'interno del monastero e permetteva agli assalitori di avere ragione più facilmente degli assediati. Molto probabilmente qui sono stati sepolti i due abati che poi sono raffigurati nella cripta. Entreremo in quella che è una delle porte del borgo di San Vincenzo. Castel San Vincenzo è l'unione, la fusione di due borghi originari. Thank you.
pianto attribuibile a circa il X secolo. Thank you.